Gentili colleghi, siamo qui oggi a discutere una questione pregiudiziale su un decreto cosiddetto salva banche. Ma a me piacerebbe definire questa seduta come la seduta del paradosso, in quanto noi siamo qui riuniti per convincere voi sul fatto che questa norma è incostituzionale. Ma a me sembra che dovreste essere voi a convincere noi che questa norma è costituzionale, perché costituzionale non lo è e non lo può essere. Non lo può essere, perché col decreto salvabanche voi dite che gli azionisti, e anzi avete deciso così perché avete fatto un decreto, il governo che voi sostenete ha fatto un decreto, e nel decreto c'è scritto che gli azionisti e gli obbligazionisti di quattro importanti banche del territorio avranno i risparmi azzerati. Azzerati. È una cosa che non è mai successa in Italia, che non è mai successa in Europa, e siamo gli unici, noi italiani, ad anticipare una direttiva europea che abbiamo sì recepito, ma i cui effetti dovranno entrare in vigore dal 1º gennaio 2016. Guarda caso l'avete proprio anche scritto in un decreto, il decreto di recepimento, il 180/2015. Avete scritto che il bail-in entra in vigore il 1º gennaio 2016. Guarda caso invece, azioni quali l'azzeramento delle obbligazioni e delle azioni che fanno parte del bail-in, lo fate già ora. Lo fate già ora, lo state già facendo, andando contro ai principi costituzionali, andando contro un articolo della Costituzione che dice che il risparmio va incoraggiato e tutelato da parte della Repubblica Italiana. Ma vedo che questo discorso non vi interessa molto, questi argomenti non vi interessano molto, ma si vede che non avete ricevuto le mail degli obbligazionisti di queste quattro banche. Non le avete ricevute. Noi le riceviamo tutti i giorni, tantissime mail, tantissimi messaggi di gente che arriva a dire che si vuole togliere la vita perché ha perso quasi 90.000 euro, 100.000 euro di risparmi di una vita perché le hanno investiti nelle obbligazioni della propria banca. Perché è cittadino italiano, vogliamo chiamarlo fesso? Forse è fesso, però si è sempre fidato della banca nella quale ha depositato i propri risparmi. E si è fidato a tal punto da comprare, guarda caso, le obbligazioni, lo strumento sicuro per definizione. Ma così non è stato, grazie all'intervento del Partito Democratico, grazie all'intervento di questo governo, che ha detto che le obbligazioni e le azioni di questi quattro istituti bancari sono azzerati. Azzerati. Una vera vergogna. E secondo voi è costituzionale? Secondo voi non dovreste dirci, convincere noi che questo decreto è costituzionale? E invece no. Siamo noi a dirvi che è incostituzionale, che voi dovreste, ci avete una bella faccia tosta e un azzardo morale, ma vorrei dire anche arroganza, nel sostenere un governo che porta avanti tali decisioni. Una vera arroganza. Siamo i primi in Europa ad applicare questa politica. E guarda caso non è molto diversa dalla politica che ci è venuta a raccontare qui qualche mese fa il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi, il quale in audizione al Mappamondo, in sala Mappamondo, ha proprio detto che in Italia ci sono troppe banche, che il numero delle banche va diminuito. Grazie, avete colto la palla al balzo. Avete colto la palla al balzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che con questo decreto innanzitutto avete sì creato quattro nuove banche, ma alla fine i risparmiatori hanno paura. Tutti i risparmiatori che hanno delle obbligazioni hanno paura. E chiedete se conoscete qualche direttore di banca, provate a chiamare, diteci quante chiamate stanno ricevendo per persone che vogliono togliere le obbligazioni. Avete creato il dissesto. Avete creato il dissesto, avete creato paura e questa è una cosa vergognosa. Perché? Perché quando dite che la vigilanza della Banca d'Italia va comunque amministrata, non dico in segretezza, ma quasi, per non creare scompiglio, per non creare falsi allarmismi, con questo decreto voi avete fatto l'amplen dell'allarmismo. Avete fatto una cosa veramente vergognosa che mette in crisi l'intero sistema bancario italiano. A favore di chi? A favore delle solite tre grandi banche italiane, Unicredit, Banca Intesa e UbiBanca. Sì, perché alla fine sono quelle che ci stanno mettendo i soldi in questa faccenda. Sono quelle che stanno, scusate, che stanno anticipando i soldi. E poi non sappiamo neanche come torneranno indietro, con quali interessi. E quindi i cittadini non potranno far altro che fidarsi di queste banche. Grazie. È costituzionale questo? È costituzionale? Va a favore della libera concorrenza? Secondo noi no. Secondo noi no.
Per non parlare poi di quell'aspetto che viene enfatizzato con questo decreto, quale il fatto che sulle perdite, sulle sofferenze bancarie si potrà avere delle agevolazioni fiscali. Ebbene, tutte le tasse che saranno incassate in futuro potranno essere anticipate a oggi. Le quattro nuove banche, a seconda se saranno in attivo o se avranno delle passività e quindi non dovranno pagare tasse, potranno monetizzare oggi, già oggi, il loro credito d'imposta. E questo è a favore ed è pari al trattamento che riceve ogni contribuente? Secondo noi no. Secondo noi è un grande vantaggio per questi istituti. E quindi forse i vantaggi dovete studiarli meglio per andare a tutelare comunque i risparmiatori che non avete tutelato. Ma colleghi, ma voi ce l'avete una coscienza? Secondo noi non ce l'avete, perché operare in questo modo vuol dire non aver coscienza di più di 100.000 persone tra azionisti e obbligazionisti che hanno perso più di un miliardo. Come dicevo prima, ci sono persone che hanno perso addirittura 100.000 euro. Ma pensate se fosse capitato a voi. Ma voi le avete delle obbligazioni in banca? Io non le ho. Però voi le avete? Potrebbe capitare a voi domani, quando magari il governo si sveglia e decide che quella banca deve fallire. E allora si costituisce una nuova banca e comunque gli obbligazionisti perdono tutto. Ma vi sembra logico? A noi non sembra logico. E i cittadini si devono rendere conto delle misure che fate. Era obbligatorio introdurre il bail-in? Va bene, introduciamolo, ma non utilizziamolo. Non è che ce l'ordina il medico che dobbiamo utilizzarlo per forza. Non utilizziamolo. Potevamo trovare altre soluzioni. Ad esempio, in Monte Paschi avete prestato 3 miliardi. 3 miliardi famosi Monti Bond. Sono soldi, tanti soldi, che sono stati prestati per riuscire a ripianare un pochino la situazione. Fortunatamente poi sono tornati indietro, ma ricordiamoci come sono tornati indietro. Grazie ai soldi che la stessa banca ha convinto, sempre quei soldi per i quali la banca ha convinto altri risparmiatori a investire nella banca. Soldi persi dai risparmiatori. Comunque quei soldi sono tornati allo Stato, quindi lo Stato non ci ha rimesso, ci hanno rimesso i cittadini. Voglio dire, altri strumenti, altre possibilità si potevano trovare. Voi non l'avete fatto, non avete fatto lo sforzo e avete utilizzato questa norma, tra l'altro in modo, diciamo, un po' così, un po' articolato, ma articolato male. Tant'è che molti articoli del 180 che fanno riferimento al bail-in, voi li state utilizzando quegli articoli, ma questi articoli avete scritto nel decreto 180 che entrano in vigore dal 1 gennaio 2016. Ed è una cosa che non si può fare, quindi, ma voi la fate. Quindi è facile che questo decreto praticamente sia incostituzionale. Diventare incostituzionale, come sappiamo bene, tra 4-5 anni, perché la Corte ci mette un po' di tempo. Ma non si opera così, colleghi, non si opera così. Se c'è un problema lo si affronta subito. Questo decreto non bisogna farlo, non sa da fare. Ma è possibile? Ma vedo che comunque, Presidente, ai colleghi di questo affare non interessa assolutamente niente. Ai colleghi del PD interessa solo cercare di ripianare le cose. In che modo? Andando a prendere i soldi dalla tasca dei cittadini. Dalle tasche dei cittadini che hanno avuto sempre fiducia nelle proprie banche. Grazie, colleghi. Vi ringrazio a nome di tutti i cittadini che mi hanno scritto e che mi hanno chiesto cosa possiamo fare. Che cosa possiamo fare? E io, Presidente, cosa vuole che risponda a questi cittadini? Fate informazioni, parlatene. Cercate protezione legale, perché secondo noi questo decreto è un decreto illegale, che va contro la legge, va contro la Costituzione, quindi dovete mettere in campo ogni strumento lecito per riuscire ad avere giustizia. Presidente, veramente è un atto vergognoso del quale noi non riusciamo neanche a capacitarci. Presidente, che dire, che tutto questo è nato grazie ad una norma degli anni 90 che diceva che le banche pubbliche non esisteranno più e di fatto non esistono più banche pubbliche, ci sono solo banche private. E guarda caso, pochi anni dopo, è stata fatta una norma con la quale i depositi bancari sono garantiti solo fino a 100.000 euro. E già quella norma era sbagliata. Come si fa a garantire un deposito bancario, risparmio, solo fino a 100.000 euro? Va contro la Costituzione, già quella norma è costituzionale. Perché la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio. Non è così difficile da capire. Vuol dire che questo Parlamento deve fare il possibile per tutelare i risparmiatori, per tutelare gli obbligazionisti. E invece voi, colleghi del PD, non l'avete fatto. Grazie, Presidente. Grazie.